Sinceramente non so come iniziare questo video perché non è un video che necessita secondo me di un'introduzione e non è soprattutto il video che probabilmente volevo fare, anche perché prima di questo video in realtà avevo registrato una sorta di video sfogo nel quale mi lamentavo di moltissime cose, però poi ho deciso di non caricarlo, tra l'altro spero che la facecam si veda bene, ma in questo video non farò editing, già ve lo dico, perché dicevo... In questo momento non è rabbia quella che sto provando e quindi avrebbe avuto poco senso caricare un video sfogo, ma è più un sconforto. Sconforto, tanto sconforto. Perché purtroppo mi sento, come dire, mi sento neanche tanto derubato, quanto più forse preso in giro, ecco. O comunque, vabbè, non saprei bene come definirvela, però in sostanza è una sensazione di questo tipo. Non so, avete presente quando voi studiate, vi piace studiare, voi studiate, andate all'interrogazione andate male. Ma non è che andate male perché non abbiate studiato, comunque perché non sapete le cose, magari perché il prof è stronzo, no? E allora in quel momento lì voi vi incazzate, perché? Perché giustamente vi arrabbiate. E poi dopo però vi sale lo sconforto perché dite cavolo, perché io che studio, che mi impegno, comunque e che faccio una cosa che mi piace e che comunque ritengo di fare abbastanza bene, non riesco a essere premiato da chi poi mi giudica, fra tante virgolette. Ecco, questo è quello che più o meno sto, tra l'altro capelli di merda, questo è quello che più o meno sto provando io in questo momento tramite YouTube, mi spiego meglio. Io ritengo di non aver subito nessun calo a livello qualitativo, comunque a livello contenutistico. Cioè, nonostante YouTube mi sta buttando completamente giù i video. E questa cosa qua mi crea tanto sconforto, ma non tanto perché io voglia le visual, voglia i like, i commenti li voglio, quelli sì, perché denotano partecipazione, però sono buggati anche quelli. Non è tanto il fatto di volere cose, anche perché quelle in realtà, cioè nel senso, se fosse un mero concetto di visual, io quelle ce le ho, perché poi piano piano, tra l'altro mi vibra il telefono non so dove, piano piano i video si riprendono magari alcuni e le visual comunque le faccio, se abbiamo raggiunto 3 milioni di visual, quindi non è tanto quello, è più che altro un concetto di... Io ci terrei anche... Che la piattaforma che comunque trae profitto dai miei video, perché non sono solo io a tirar fuori 30 euro al mese, ma è anche YouTube che indirettamente tramite i network ci guadagna. Mi piacerebbe che la piattaforma che mi sostiene, comunque, che carica, che permette il caricamento dei miei video e che comunque ci lucra, fra tante virgolette, sopra, mi aiuti? Mi permetta di non dover rischiare di buttare via un video? Magari un video fatto bene che mi permetta di non sprecare il mio tempo, che non è sprecato il mio tempo, però vi ripeto, è una sensazione che probabilmente andrà via, ragazzi, cioè nel senso, probabilmente domani starò meglio e sti cazzi. Però adesso avrei voluto registrare il video analisi, perché i trailer li ho analizzati più o meno e non lo faccio perché c'è proprio uno sconforto dentro che mi fa dire perché. Perché dovrei giocarmi le belle idee adesso con questo YouTube. Cioè, perché io che carico... Io, allora, in questo momento, c'ho tantissime idee e ve le elenco anche. Ho un sacco di idee per il video 2 degli Shiny, che tra l'altro è diventato più popolare del canale. Ho un rap praticamente pronto. C'ho la base, c'ho il testo, devo solo rappare e fare l'editing. C'ho un sacco di idee su collaborazioni, c'ho un sacco di idee su video di Ultrasole e Ultraluna. E non ho voglia di farli, ma non è che non ho voglia di farli perché sono stronzo. Non ho voglia di farli in questo momento perché... Perché adesso? Perché dovrei caricarli adesso che YouTube fa schifo? Perché dovrei caricarli adesso che non vengo ripagato? Comunque non vengo, come si può dire, non vengo sostenuto neanche per colpa vostra. Anche la serie di Insurgence la carico perché, sai, se non la carichi per 2 settimane poi fa cagare. Però anche lì mi dispiace perché quella serie, anche se comunque non è che andasse strabene, cioè nel senso, a livello di visual, però alla gente piaceva, a me piaceva tantissimo, piace tuttora. Ed è crollata ancora di più, come se già non fosse abbastanza bassina a livello di visual. Però ve lo ripeto, cioè non è che mi interessa tanto il concept di visual. È il fatto di non essere... È il fatto di vedere che i miei sforzi, magari, non vengono ripagati nel concreto.
E, per quanto io sappia che comunque come cosa è relativa, è importanza relativa, perché comunque è importante il contenuto in sé che porto, almeno io credo così, è importante il contenuto che porti, se sei soddisfatto tu del contenuto che crei, sei in pace con te stesso. Però comunque il momento di sconforto quando vedi che non sei ripagato in un certo senso c'è. Di solito ho sempre cercato anche di evitare di fare questi video perché ho sempre pensato comunque di mostrare a voi comunque la parte magari divertente di me. Io sono una persona molto, ritengo di essere una persona molto profonda, molto sensibile, e se stessi qua come altri YouTuber a parlarvi dei cazzi miei, della mia vita su YouTube, di tutto quello che mi succede, probabilmente non finirei più e diventerei un canale di vlog. E ho sempre cercato quindi di mostrarvi la parte happy di me, capito? La parte happy, la parte felice. E non l'ho sempre fatto, a parte rare eccezioni in cui mi serviva magari YouTube come apertura. E questo è uno di quei casi, mi sembrava sensato anche perché questa sensazione è creata da YouTube e quindi mi sembrava giusto esprimerla e buttarla fuori su YouTube. E nulla, boh, oggi non escono video, avrei voluto caricare qualcosa, però ve l'ho detto, sconforto tanto e non me la sento anche perché fingere è una cosa che non mi si addice, sinceramente. Non sono bravissimo, ma soprattutto non mi piace. E automaticamente se non mi piace fingere non mi piace neanche il prodotto che viene fuori e quindi sarebbe ancora più dannoso, capito? Quindi preferisco evitare. E magari passare quelle 3 ore che avrei passato a fare un video a, non lo so, uscire con qualche amico, consolare una persona che sta male, non lo so, parlare al telefono con la mia ragazza. Ci sono tante cose che potrei fare alle quali a volte per caricare certi video rinuncio. E in questo momento mi sembra abbastanza insensato, sinceramente. Proprio perché io non me la sento. Magari poi fra 2 giorni questa sensazione qua mi passa e ritorno. Cioè, nel senso, ritorno a caricare video normalmente. Perché è normale. Perché vi ripeto, se tu sei in pace con te stesso e con i tuoi contenuti, poi la cosa passa. Però la non appagatezza materiale di quello che fai poi ti porta ad avere magari dei momenti di sconforto. E questo video, tra l'altro, è un video che si è generato col tempo, perché non è che un evento è buona, cioè nel senso sono successe tante cose, anche i commenti, la gente che ti dice che fai clickbait senza leggere il titolo, la gente che ti commenta senza leggere il titolo, la piattaforma in generale, gente che va a dire agli youtuber big che li insulto e quindi che vado nei casini, tante cose in sto periodo che si sono protratte che mi hanno veramente, hanno continuato a infangare il mio animo di creativo e mi hanno portato in questo momento ad avere una voglia zero di aprire un programma di registrazione, nonostante io in questo momento stia registrando, però è un altro discorso. E quindi nulla, che poi non è tanto il video, per dire, ieri ho caricato, uscirà sabato sto video, ieri ho caricato un video che sul trailer, che è andato malissimo perché no non solo non è andato in feed, non è andato neanche in lista iscrizioni. Quindi nessuno l'ha visto praticamente. Voi nel caso andateli a vedere sul canale se vi siete persi qualcosa, ovviamente, ma tanto anche sto video qua non andrà in feed, quindi non si pone il problema. Non è tanto quei video lì, perché quei video lì ci metto 2 minuti e se mi bloccasse quelli me ne farei una ragione. No, i video sono magari il video teoria, che è andato malissimo, perché è andato malissimo, perché i feed non ci sono. Magari sono i video spastici che magari non vengono feedati. È un video in cui ci ho messo impegno. È un episodio di Insurgents che mi piace, che vorrei che piacesse anche a voi. Vorrei vedere tanta collaborazione da parte vostra, che ovviamente non è possibile, non per colpa effettiva vostra, ma perché la piattaforma è una merda. E quindi nulla. Tutto ciò mi ha portato a questo, a fare questo video. A fare questo video con i capelli bagnati da una doccia che ho provato a fare per rilassarmi, a fare questo video con certa gente qui, foruncoli incredibili. E nulla, mi sembrava sensato fare questo video anche per spiegarvi perché magari in questi giorni non ci saranno video, semplicemente per un fattore voglia di mio, per un fattore di voglia mia, scusatemi. E soprattutto perché magari usciranno video meno belli, perché non ho vergogna a dire che magari le reaction sono i video peggiori del mio canale a livello di contenuto, ma quelli li carico quando non ho tempo per fare un altro video, oppure
o quando io non mi sento di impegnarmi in un contenuto. Io ho tante idee, le voglio fare, ma in questo momento, dopo aver visto tutto quello che è successo ed è una cosa che si protrae per giorni, non ho voglia di registrare video degli Shiny, non ho voglia di mettermi a reppare qua per fare un video. Tra l'altro, quel format lì è piaciuto un sacco, soprattutto a me. E nulla. Questo è quanto, signori. Penso di aver detto più o meno tutto, anche se tutto e niente, nel senso che mi sono messo qua davanti a una telecamera, ho parlato. Questo video è oltre che per mandare un messaggio a voi, è anche per una sorta di sfogo, potremmo dire, anche se non è cattivo come sfogo, come magari quelli di altri YouTuber che devono urlare, però è uno sfogo, un'apertura mia nei confronti vostra di una sensazione che sto provando per colpa di YouTube. Tant'è che quello che ho detto non ho assolutamente pensato di non dirlo. Ho detto tutto quello che mi è passato per la mente e questo è quanto. Non so perché ho come la netta sensazione di star dimenticando qualcosa, ma non è importante. Mi verrà sicuramente in mente, lo dirò prima o poi. Nulla. Questo è quanto, è la quarta volta che lo dico. Io comunque torno, cioè, nel senso, non è che sto chiudendo il canale, né tantomeno. Cioè, nel senso, sicuro. Ah, ecco cosa volevo dirvi: che domenica comunque uscirà un video particolare. Perché, cioè, domani uscirà un video particolare perché comunque si parla di trend. E se non lo carico domani, non lo carico più. Il video di domani servirà anche per riprova, farvi vedere che la mia originalità c'è e ce n'è tanta. Secondo me, perché a distanza di 3 anni e mezzo che sono su YouTube, penso di essere uno dei pochi, forse insieme a Luke, e insieme comunque ad altri che ora non mi vengono in mente, che ha avuto una graduale ascesa a livello qualitativo e a livello di idee. Molti magari sono crollati, molti magari si sono adagiati. In questo momento io non mi sento di dire che mi sono adagiato e quindi penso sinceramente che tutto quello che mi stia accadendo sia, fra tante virgolette, ingiusto, anche se nulla è dovuto agli YouTuber. Nulla è dovuto, cioè nel senso io non mi devo aspettare le visual gratuite. Però magari un po' di sostegno dalla piattaforma in generale, sì. E nulla, uscirà per l'appunto questo video qua, che secondo me è molto carino, un'idea bella. Sfrutta un trend, perché sì, perché ci sta ogni tanto sfruttare il trend. In chiave ovviamente Pokémon, e vabbè, capirete voi che cos'è. E nulla, per il resto niente, io comunque ringrazio voi in generale perché il canale non sta andando malissimo, cioè stiamo quasi arrivando a 13.000 iscritti, abbiamo raggiunto 3 milioni di visual, però mi sentivo di fare questo video proprio per un fattore personale. Tant'è che non lo monetizzo perché non ha senso monetizzare questi video qua perché non voglio lucrare sopra un video di questo genere, in sostanza, non lo ritengo corretto. Come non ritengo corretto magari lucrare sulla morte di qualcuno, sulle stragi, insomma, cose che sono all'ordine del giorno su questa piattaforma. E nulla, come non sapevo come iniziare questo video, non so neanche come finirlo, c'ho delle occhiaie pazzesche, lo so, scuola. E quindi nulla, io vi saluto, ragazzi, noi ci becchiamo, si spera, in un video più allegro, dai.